Certe notti la macchina calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Non seguite le partite, io dico venite al campo che noi cerchiamo di farvi divertire. Grazie. Salve spettatori di Nano TV, con noi il dottor Carmine Pezzullo, noto commentatore sportivo, no? Esperto anche di sport, suo fratello tra l'altro ha prodotto un libro bellissimo 7 anni fa insieme all'Istituto di Studi Atellani che parla proprio di questa esperienza degli anni 80 dello sport frattese. Poco fa la conferenza stampa di presentazione di Moxedano, di Boucher, i presidenti che sosterranno questa nuova battaglia dello sport frattese nel calcio che conta. Qual è il commento personale sotto l'aspetto sportivo? Fa piacere che a Frattamaggiore si possa rinverdire, diciamo, i calori di una volta, perché non ci dimentichiamo che, come lei prima stava annunciando, mio fratello ha fatto un libro, Pasquale Pezzullo, ha fatto un libro sulla storia della Frattese a Frattamaggiore e non a caso subito dopo la guerra, diciamo, la Frattese ha partecipato anche ad un campionato nazionale di Serie A, quindi c'è veramente un qualche cosa di forte. Sono diversi anni che a Frattamaggiore lo sport ad un certo livello non c'è stato, però bisogna anche tenere presente, diciamo, gli sforzi dei nostri concittadini che hanno fatto in questi ultimi anni con vari sodalizi che hanno costituito, diciamo, a Frattamaggiore, partecipando a delle serie inferiori rispetto a quello che oggi si prospetta. Mi sembra che con l'arrivo, diciamo, di Moxedano si possa partecipare ad un campionato, diciamo, di Serie C. Quindi ben venga lo sport a Frattamaggiore, anche perché a Frattamaggiore c'è questa tradizione e vogliamo rinverdire. A me fa piacere che sotto certi aspetti, però con tutti i carismi di legge e di legalità, possa venire, diciamo, a Frattamaggiore e rinverdire questa tradizione. Io attraverso lei voglio invitare suo fratello Pasquale a scrivere un ulteriore capitolo per ripubblicare questo libro, aggiornato, insomma, all'esperienza del Neapolis Frattese con la famiglia Moxedano. Noi ci offriamo di editarlo, di pubblicarlo, di curarlo. Penso che a mio fratello non possa non far piacere, perché è stato, diciamo, un cultore qui a Frattamaggiore, non soltanto degli scritti sulla Frattese ma anche sulla storia di Frattamaggiore, e quindi ha fatto il consigliere comunale per tanti anni a Frattamaggiore, e sicuramente questo invito, se gli verrà rivolta, sarà sicuramente, diciamo, ben lieto di accettarlo, perché è uno che veramente gli fa piacere fare questi tipi di discorsi. Forza Frattese, vi aspettiamo su napolinord.it e boxnews.it. Grazie. Certe notti la macchina calda e dove ti porta lo decide lei. Non seguite le partite, io dico venite al campo che noi cerchiamo di farvi divertire. Grazie. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali.